Maledetto. Ricky, 10,50 euro. Spegnerò più questa gara. Non abbiamo fatto un ordine. Ossia, mi è andato quarto d'ora, rotondo. Sai perché? Perché io sono un rider di merda. Today we are in Italy, we are filming my good friend Tommaso. He is working for a app called come si chiama l'applicazione? Sì, sta andando a piana così, sono Deliveroo. No, Deliveroo no, qual è quell'altra là? Globo. Globo. Ci hanno scordato zaini di 3000 pound. Cioè, posso mai mettere un video che ti ha scordato zaini? Che sta a fa? Che fa? È perché sono io, capisci? Non fa niente. Dove stiamo andando in questo momento? Al bouquet. Al bouquet. Ma la domenica ci sta comunque la gente, no? Sì, sì. sarà un come tipo tutte queste sì, no, no, sì, sì. Oh mio Dio! E a cacci soldi, oggi mannaggia miseria. Allora facciamo una cosa, se oggi fai 3 euro di mancia non te li devo dare più 3 euro. Frate. Come frate? È giusto, credo che è giusto, no? Sì. Ecco qua, grazie. Questa qua è la prima destinazione. Io non so cosa aspettarmi, onestamente. I don't know what to expect. I'm gonna put subtitle and stuff, but... Per caso vorresti dire anche il tuo canale, Tommà? Sì. Metto dentro? Diventa famoso? Ah. Diventa famoso? Non lo so perché, ma questo è, purtroppo è un problema mio che ho da 10 anni. Maledetto. Dove dobbiamo andare, Modom? È distante? No, no, è 400 metri. Prima consegna, quando ci paga? 5 euro. 5 euro. Ed è buono o è malamente? È male, perché questo è con Deliveroo. Glovo paga di più. No, vabbè, però metti caso dici qualcosa di interessante mentre non sto registrando, capi? Qualcosa, pure qualche scemitaggine, qualcosa. Te la facesti caricare la salsiccia rindo allo culo, poi te lamentasti, giusto? Questo era tipo una cosa interessante da dire. Frate, siamo arrivati praticamente. A rupazzo stia caso, questo, andà a culo. Ciao, buonasera, sono il rider di Deliveroo. Sono qui al numero 13. Ok, ok, arrivo. Non ci credo, mi è appena arrivata un'altra consegna, sempre del Poké Sunrise, a 50 metri più avanti. Va bene, e ci pagano 6 euro. Ah, vabbè, buh. È questo, è lì che dobbiamo ritirare per poi consegnare a 50 metri più avanti dell'ultima consegna. E va bene così, E va bene così, sono sempre soldi. Senza parole. Ma oh, questa è la rotonda, Francesco, vedi come si fa la rotonda? Vedi, hai visto come si fa la rotonda? Ah? Ma... E questo è il modo giusto, giusto? Ma tu che... Il rider più fuori legge di Imola. Mannaggia, Maronna, non ci credo. Non si bestemmia su YouTube. Ma tu sei passato. Sei passato con la rotonda. Vabbè, tu basta che occulti il numero di targa, poi si può fare tutto, si può fare. Grazie. Tu sei pazzo, siamo già di nuovo qua, siamo. Altri 500 metri. Ciao, grazie. Sei solo tu il rider che viene a prendere la roba nel centro commerciale. Vabbè. E niente, apparentemente non posso fare più domande. Ho avuto un problema con un... Sto rider ha iniziato ad invitare altri rider solo per guadagnare 50 euro in più, perché funziona così, la piattaforma dà la possibilità di guadagnare 50 euro in più se inviti un rider e il rider ha i suoi primi 10 ordini conclusi, gli viene dato il 50 euro di guadagno al rider che lo ha invitato.
problema è che sì, ok, guadagni 50 euro, però poi cazzo, la mole di lavoro diminuisce, perché se in una serata ci sono 10 ordini da ritirare, non è più un rider, ma sono due rider. Cioè, questo qui praticamente stava ancora più vicino di quell'altro là. Hai il momento che non riusciamo a stabilire il collegamento. Queste sono le cose che mi fanno incazzare. C'è 46A e 46B. Mi sa dire per dove si... Qua. Per di qua. Qua sono le tratte simili a queste. Grazie mille. Ciao. Di 3 euro. Dimmi che ti ha dato 3 euro di mangio. Purtroppo no. Quando ti ha dato? No, era un... dovevo riscuotere i soldi. Ma poi la consegna la porti fino sopra a casa o tipo la aspetti giù e loro poi scendono? Assolutamente no. Ah, ok. Voglio la mancia per la consegna in casa. Ah, perché tipo da noi era obbligatorio, a Londra è obbligatorio, devi andare fino sopra tutto, devi andare. Cioè proprio consegnare fino sotto la porta. No, qua non esiste. Qui no, qui io faccio passare i 10 minuti sotto la porta. Perché sono un rider di merda, è questa la verità. Se sei un cliente donna, che io leggo il nome di una donna, io salgo fin dentro. Se sei un uomo, però cazzo, scendi, ho 10 minuti e me ne vado. Soprattutto la domenica sera è, come dire, a manetta, nel senso, ecco, consegni uno e ritiri un altro, consegni e ritiri. Ah, anzi, okay. A dire il vero, ho appena rifiutato un ordine da Giusto Spirito, era troppo lontano, la paga è poca, delivero, fa schifo, fa cagare. E l'ho rifiutata, e appena subito dopo rifiutata me ne è arrivata subito un'altra, perché la domenica sera c'è grossa richiesta di ordini. Sera 6470, delivero. Che è successo? Parla, puoi parlare, ti c'è sento. C'è da aspettare. Ah? C'è da aspettare. Ah, ok. Comunque se parli ti sento. Mi senti? Sì. Oh! Check radio, mi ricevi passo. Check radio, mi ricevi passo. Non lo sai quello che sto dicendo, però ho tanta voglia di penetrarti. Perché io amo il tuo culo, lo amo. La senti questa canzone? È la canzone che me lo fa diventare duro. Ricky, 10,50 euro. Prank, 10, aspetta. 10 euro. Ma a volte ti pagano 10 pound e 50, perché c'hai due ordini, giusto? Oh, qua siamo in Italia a 10 euro, non 10 pound. Ti spacco la testa. E vabbè, lo so, ma... Comunque adesso no, dobbiamo andare prima a fare questa consegna, poi andare a ritirarne un'altra. Ho detto che stasera paghi tu, fra. Perché io soldi non ne ho. Tu vieni da Londra con i soldi, frate, tu a Londra... Però scusa, onestamente parlando, io penso che oggi stiamo lavorando così pagavamo la cena con questi soldi. Frate, vi vedete meglio, già pavi il bulletto, quale cena vai a trovare? Però l'altra volta ho pagato io, ieri ho pagato io. è per la camera, dici sì, è vero. Così non sembra un pezzetto. È per la camera che sei ancora vivo, frate. Pegnerò più questa camera. Ogni 50 metri sta la semaforo qua! Ha mai fatto i consegni col monopattino? No, però in bicicletta sì. Volesse fare vari consegni con l'Harley Davidson. Wow, ma tu ti immagini con l'Harley Davidson a consegno? Apposti bus su campanella, faccio reparo. Che tu li chiami sul telefono, loro non capiscono un cazzo perché sta il rumore dell'Harley Davidson sotto. Ma che poi pensano, ma mai possibile un rider con l'Harley Davidson? Sì, perché io sono un rider... nuovo modello.
E chiava le mogli dei neri rendendo i mariti fieri. Che, cioè, gioco di parole. Chiava le mogli dei neri rendendo i mariti fieri. Nel senso che, dato che i neri c'hanno... Io alle mogli dei neri non basto. E quindi li rendo fieri. Però nel frattempo... No, però è una bella battuta, molto pensata. Quanti mesi ci hai messo a pensare questa battuta? Ma davvero è uscita all'improvviso. Ah, bella, mi fa piacere. Comunque, parliamo un po' del nord. Non è possibile, io ormai sono 6 anni che sono qui, no? Sì, ok, ci sono i servizi, ci sono i treni, i bus, però io vado al lavoro con il treno. Cioè, cazzo, 17 volte su 30... il treno viene cancellato o viene soppresso o fa il ritardo. Sì, stanno i servizi, sì, però i servizi poi, cazzo, non funzionano. Fate con preferisco giù, che non ci stanno proprio i servizi, almeno io ne sono consapevole e mi organizzo. Se vuoi andare al lavoro con i pattini a rotelle, vado al lavoro con i pattini a rotelle. Qua invece, cazzo, esco la mattina, devo fare 10.000 segni della croce in contrario. Per non parlare dei supermercati. Io giù sono abituato che se mi voglio fare la cosiddetta marenna, lo sfardellone con prosciutto, mozzarella, melanzana arrostita e tutta roba fantastica, vado lì, pago il salumiere e è finita lì. Qua, cazzo, no, il panino non lo possiamo farcire, quindi devo comprare il panino da parte, il prodotto da un'altra parte e uscire fuori dal supermercato e mettermi sulle panchine a fare il lavoro del salumiere. Il panino della mortadella sta sotto il palazzo, fra. Quando è chiamata? Pronto? Salve, buonasera, sono il rider di Deliveroo. Sono qui, sono arrivato al punto di destinazione. Arrivando dalla strada principale, è il condominio sulla destra? No, sono le case bianche... Sulla sinistra. Sinistra probabilmente sì. Perché? Ah, ok. Ma tanto uscirà da là perché le case bianche sono quelle. Tre. Due. Uno. È Deliveroo? Sti mongoloidi mi avevano a 3 km di distanza e manca Krishna. Niente. Ma non è possibile, sta gente non sa manca rusti casa. Mi indicano qua e posso andare che là da parte della città. Ma io non capisco proprio, sta gente è proprio nata per far perdere, per farmi perdere tempo. Questi sono minuti. Sono soldi che io perdo. 18 euro, 17,66 euro. Adesso stiamo andando a ritirare un altro ordine di 10 euro, quindi arriviamo a 28. Subito dopo ne abbiamo un altro di 7 euro. Può darsi che il 40 bucce lo riusciamo a portare a casa stasera. Cioè, tu hai capito quante pizze ci potevamo mangiare con 40 euro? Ma tu hai capito quanti schiaffi ronchi si non può stasera? Te posso rimanere fuori la porta, fratello. Ma non è che mi porti di nuovo in uno di quei posti. Il cliente, il locale, il cliente stanno aspettando. Sì, oh, un attimo, io gli ho depresso. Poi quando vengo gli futta la porta, voi non scendete. Tutto ok. Sì, è tutto ok. Bravo zaino mio. Accendiamo la luce altrimenti vengo male. Però questa è stata veloce, subito sì, sei entrata, sì, e sei uscita. Infatti qui è proprio un'entrata e uscita. Perché stavo aspettando lei già da parecchio. Ma come sarà pure la prossima di giusto spirito, sarei dovuto andare lì. E invece sono venuto qua. Però non potevo rifiutare questa di 10,50 euro. Perché io utilizzo due piattaforme, sia Glovo sia Deliveroo. A Londra come funziona? Perché io per esempio qui sono a regime forfettario, ho prestazione occasionale e avrei il limite di 5.000 euro a piattaforma. Però dopo i 5.000 euro non si trattengono più
il 20%, ma se ne trattengono il 30%. Se guadagni meno di 1000 pound all'anno, non devi pagare le tasse. Una volta che arrivavo a 1000 pound di guadagno, c'avevo alcuni ristoranti che mi pagavano cash per fare le consegne per loro. Pronto? Ciao, buonasera, sono i rider di Deliveroo, sono qui arrivato a destinazione. Non abbiamo fatto un ordine ad oggi. Come non avete fatto un ordine ad oggi? No, sono a Imola. L'ho fatto da Imola l'ordine. Sì, sono ah, scusami, a me arriva il numero di Milano, perdonami. No, ma... ora da Milano. No, oddio. Comunque sono qui, fuori casa. Perfetto, sta scendendo sì, subito. Sì, l'unica cosa è che devo per caso scendere in una discesa? No, guarda, la discesa va nei garage, fermati pure lì che arriviamo subito. Va bene, gentilissima, grazie mille. Grazie, ciao. Ciao. Sta parlando. Grazie mille. Grazie. Glovo ormai è morto. Ah? Ma io prima facevo, guadagnavo di brutto con Glovo. Adesso questi quattro spicci che ci dà Deliveroo, ma infatti adesso, cioè, dovrei farmi 10 km per 6 euro, no, io faccio ritardo inaspettato, non esiste proprio, rifiuto la consegna, andava a fanculo, adesso ne ricevo un'altra più, ecco, più veloce, doppio malto, sta qui, 4,84 euro, però almeno non arrivo fin laggiù, però vorrei rifiutare pure questo, ma perché sono le pizze, rifiutano, non i contanti. No, cazzo, forse ho sbagliato, adesso non mi arrivano più consegne. Doi. Doi. L'ho preso nel culo. Ecco qua, Ecco qui. Scusa, ma non abbiamo ordinato oggi, sto a Imola. Ma frate, io stavo già facendo i salti di gioia, sai perché? Sì, perché ci stiamo acciappando gratis! Infatti quello stavo pensando pure, ho detto oh, poi, soprattutto con Glovo, che Glovo è molto più rapido, capi? Delivery invece fanno ship all. Io appena detto no, ma non abbiamo ordinato oggi, già stiamo facendo yoga, canne, è successo quello che succede. E forse quello è il sogno di ogni driver, quando ti dicono no, non abbiamo ordinato, mamma mia, sì, però, stacca tutto. Però qui era la roba asiatica, io non mi piace tanto. Vabbè, ma è gratis però. No? Mi ha detto che non era pronto, ha detto c'è da aspettare. Però sono partite subito le minacce di morte, ho detto senti 5 minuti poi ti faccio esplodere tutto, c'ho il C4 in macchina, quindi penso che l'abbia capito. Fra, mi è arrivata una cosa strana, stesso da Deliveroo, adesso non dobbiamo consegnare al cliente, ma dobbiamo fare un altro ritiro e poi andare a consegnare. E però, perché è strano? Perché di solito i doppi ordini erano nello stesso locale, adesso sono due locali diversi, capisci? Adesso dobbiamo andare da doppio malto. Doppio malto è praticamente dove ti ho portato stamattina. Dove ti ho portato stamattina? All'ippodromo. Ippodromo, oddio buono. I cavalli. No, al... Oh, te muovo, non culo a mamma te. Vabbè, Mo sconnetti, mo dai! Mo siamo andato quarto d'ora, rotondo! Gesù è, mannaggia! Già per cazzetti, lo vado a zucca! Immagini che stendo anche la lancia che è chi? Sevrorman, tu pensi che mi hai sentito? Io non ho sentito manco cazzo, stavo con la cizzona un buco annina ho e da una zoi tenga
recuperare i soldi qua. Che pizza. Ti dovrei pagare 12,40 euro. Senti, vado a prendere 40 centesimi mentre... Se, magari mi dai 10 euro di resto. Poi ci diamo 40 centesimi. Qua frate, mi ha sentito. Grazie. Ciao. Adesso consegniamo al cliente del sushi il hamburger e al cliente dell'hamburger diamo il sushi. Che sai perché? Perché io sono un rider di merda. Arrivato. Chiamiamolo. Ciao. Delivero? Arrivo. Voglio solo capire, era il sushi o doppio malto? Doppio malto. Doppio malto. Sì, 14 e 18. 10. Poi sono, se devo contare. Ciao, buonasera, sono il rider di Deliveroo, sono arrivato. Arrivo subito, scendo. Sì, grazie mille, ciao. Il billo con l'acqua. Ma ci ho chiappato una ragnatela. La disco paradise. Eccola la zucchero. Ciao. Ciao, 76. 76, grazie mille, ciao. Maro Fra, oh. Che facciamo? Ce lo recuperiamo questo 10,37 euro e poi andiamo a mangiare? Vai, certo. Sono doppia consegna, una Roadhouse e uno Giusto Spirito. Stanno uno di fronte a un altro e poi cazzo, uno sta a est e uno sta a ovest. Che bellezza. 6861. Per uno poco per fi consegna, uno che ha da fare da zomba i cosi. Se solo quei clienti sapessero uno che deve fare, no? No, pochi manci tu potessero pure randi, chiastra, muerto. Oh, guarda chi sto pazzo. E tu stavo stata usa animale proprio. In giro c'è. Il rider più bastardo di Imola. Il cagaccio combinato, Cander, ri. Madonna, ma sta macchina la metta, ma metti là qualche parte che sto un ghia in. È aro, cazzo. Stava là al posto. Tu sono scemo, ci metto a parlare con te. Che sto, hanno capito che io già scendo qua. Ti amo. I che short te ne chiste, pure capro su un mangio. Chiste proprio fa male, morta poro. Oh, caccia girà, e quando gira? È a stagione. 150 metri, posso dire che sono arrivato. Ciao, buonasera, sono il rider di Deliveroo. Sono arrivato qui al punto di destinazione, sono nel parcheggio. Ecco a te. 91. 91, grazie mille, ciao. Oh, 37. E 73 più 10,50 sono 41 euro. No, 7. No, che cazzo è? 30. Oh mio Dio, il cervello a questo non è esploso. Allora, 37 più 10, 47. Oh, 47 euro! 48 euro! Ma no, me ne piaceva 37, 5 euro in mezzo, 32 euro net. Ma un numero un po', cazzo. Spegni sto video, dici ciao, saluta, che ce ne sta mandando a mangiare la pizza. 37 più 10, 41.